presentazione con tutto lo spazio domande e risposte. Allora, per riassumere, abbiamo fatto 7 consigli, proposte di legge, interrogazioni, mozioni, come vedete la maggior parte di queste viene o bloccata o non ancora stata sfigurata, quindi non possiamo dire che abbiamo fatto 20-30 proposte di legge, ne abbiamo fatte poche, ma buone, discusse anche con i tavoli di lavoro e spesso non ci vengono neanche, non vengono messe in sfigurazione, quindi ce le abbiamo ripronte ma sono attualmente ferme. Abbiamo lavorato molto sugli emendamenti, sul bilancio regionale, su questa legge molto importante sulla revisione appunto della regione per fare così la politica. Abbiamo fatto oltre 200 emendamenti non ostruzionistici ma su contenuto, quindi elaborati, discussi, preparati, e praticamente sono stati quasi tutti bocciati. Quindi un grosso lavoro che alla fine, come vedete, viene messo lì e non viene neanche discusso. Il nostro grosso lavoro sono stati di pronto questi emendamenti. Molto velocemente puntualizzo alcuni aspetti che sono usciti durante la presentazione delle commissioni. Siamo rappresentati pochissimo, noi rappresentiamo il 20% di questa regione, abbiamo preso oltre 600.000 voti, una cosa enorme, ringrazio anche in questo momento tutti, tutta la comunità è stata data, però come vedete questa nostra rappresentanza, questo 20% non c'è in regione. Da un rapido conto siamo rappresentati come vedete del 6%, quindi è come se in questo palo di poltrone siamo stati messi in un angolo, quindi siamo rappresentati per il 6% di fronte ai cittadini, invece sono stati votati per il 20%. Tutto è stato preso dal centro-sinistra e centro-destra in questo inciuccio regionale. E come vedete abbiamo fatto, siamo stati esclusi dall'ufficio di presidenza, luogo centrale, però la stanza dei bottoni dove si discute e si decide, e per i due posti che dovevano essere dati all'opposizione, tutti e due si presi PDR, diciamo centro-destra, scusate. Abbiamo fatto un discorso al TAR perché nel costruzione di presidenza non ci sono abbastanza, c'è una presenza femminile come da statuto, e abbiamo fatto una lettera al Presidente del Consiglio per sottolineare questo aspetto molto negativo di esclusione del Movimento 5 Stelle, ma non c'è stata data risposta, quindi vedete è proprio un muro contro un muro. Così come nelle commissioni c'è stato questo gioco delle poltrone da cui siamo stati esclusi perché non abbiamo preso parte a questi intralazzi, a questi scambi, ti do questo, ti darà. Il risultato di questo è che abbiamo solo il minimo indispensabile che ci è stato riconosciuto per volere divino di PD e PDL principalmente. Quindi tutti sono presi i maggiori partiti tranne il Movimento 5 Stelle. E questo è quello che vi ho accennato adesso. Quindi vedete tutte le presidenze delle commissioni, vicepresidenze, tranne il Boccia Luca che è sulla prima, e il comitato di controllo contabile è stato dato appunto al consigliere Corrado. Quindi Zingaretti adesso ha detto il 12 marzo. Sono presente di tutti, questo l'ho già smentito perché i posti sono spartiti senza vergogna. Ecco, per cui vi ribadisco questo in regione non fate niente, i risultati non li vediamo. Di fronte a questo scenario, che veramente siamo messi in un angolo, stiamo veramente, ve l'assicuro, dando tantissimo, con pochi risultati, ma facciamo quello che possiamo e cerchiamo di essere in futuro sempre di più influire sulle scelte della maggioranza e della giunta. Loro cosa fanno? Hanno costruito le immagini più scelte queste, hanno costruito il muro di Berlino, questo è, sono barricati dietro questo muro, decidono la maggioranza, decidono in base al loro potere che hanno in consiglio o nelle commissioni, hanno il potere dei loro voti di bloccare tutto quello che facciamo e di votare solo quello che vogliono loro. Questo è un po' l'atteggiamento anche non solo della regionale ma credo anche in comune e a livello nazionale. Quindi questo è veramente un riassunto di quello che succede, non abbiamo neanche fatto il tempo, vedete, a fare il numero di emendamenti bocciati o presentati, ricordo prima 200 emendamenti, il 95% ci hanno bocciato, 5% per dire guardate almeno qualcosa che ci ha passato, veramente il contentino che ci dice sulla torre. Abbiamo chiesto di fare un fondo in cui tutti i consiglieri possono destinare l'eccedenza degli stipendi, questo fondo ci l'hanno bocciato. Questo era stato promesso, diciamo, c'era stato un accordo così, informale con Zingaretti, che parla direttamente, e con l'assessore. Abbiamo questo fondo in cui tutti possono mettere a parte lo stipendio in maniera indifferentemente dallo schieramento politico. Tutti hanno detto sì, è importante, lo facciamo, e ce l'hanno bocciato. Così come gli interventi in aula, spesso noi abbiamo ve lo dico chiaramente, è emerso anche con il liceo Valentina, facciamo interventi molto competenti, li prepariamo, facciamo un lavoro molto ampio di preparazione dell'attività dell'aula, citiamo leggi, citiamo regolamenti, citiamo sentenze della Corte Costituzionale, citiamo sentenze, leggi, normative chiare e dirette. In realtà
questa competenza spesso ce la sminuiscono, ci derivano anche per questa competenza, quindi è veramente essere di fronte a persone che magari facciamo un grande lavoro ma poi ce lo buttano così sul ridere, e già questo è un modo per dire, Movimento 5 Stelle si fa tanta cacciata, tante cose, ma poi sotto sotto non fa nulla, in realtà noi dimostriamo che le competenze le abbiamo, ma spesso non vengono derise o sminuite. Oppure non rispondono alle domande, la buttano proprio in questo modo, la solita tecnica politica dei nostri cari partiti. Così come facciamo richieste, io ho chiesto per esempio di avere un'autorizzazione per fare visite ispettive negli ospedali, emergenza assoluta. Questa richiesta è nel nulla, è rimasta lì appesa. Una richiesta che potrebbe essere veramente, potrebbe avere un'incidenza forte sulle questioni sanitarie aperte. Così come il Comitato di Controllo e Contatto e Storage in ogni occasione dice che non serve a nulla e vuole adesso prima. Quindi vedete, il poco che abbiamo cerca addirittura di sminuirlo o addirittura di toglierci quel poco che abbiamo. Così come il nostro caro Zingaretti ha minacciato di querelarci, cosa mai successa prima, per querelare un gruppo consigliato, perché abbiamo fatto un esposto in cui denunciamo scandali, denunciamo corruzione, denunciamo nomine fatte senza avere neanche contro la legge. Questo ma dai, non ti querela nessuno, vai tranquillo. Infatti questo è il fatto, è stata una minaccia. Fatta l'espresso che ha fatto quell'articolo sui Fair Boys, però è un modo per intimidire i pochi dell'opposizione che fanno veramente un'attività di verifica di controllo sulla giunta. No, no, assolutamente. E su questo abbiamo fatto articoli. Il gioco si fa duro, e duri cominciano a giocare. Grazie. Però fa capire quanto ci stanno, quanto diamo fastidio, quanto noi invece abbiamo in fronte, perché una querela, un esposto alla Corte dei Conti, che allora capiamo veramente uno scontro diretto verso un sistema che protegge se stesso, difende queste scelte assolutamente non trasparenti di Zingaretti. Come reagiamo noi, appunto, ve l'ho accennato adesso, continuiamo ad andare avanti senza fermarci, quello che vi ho riassunto, insomma, io cerco di porre perché è un po' complesso. Abbiamo avuto anche qualche successo. Il fatto di accedere agli atti è una cosa fondamentale, perché nel caso del senatore Di Albano abbiamo fornito i documenti che nessuno aveva mai avuto. Addirittura questo gruppo di sindaci aveva chiesto documenti per capire lo stato di questi 10 sindaci, solo grazie ai consigli regionali che in modo compatto hanno fatto questa richiesta, questi documenti per la prima volta sono usciti e sono tirati poi ai comitati locali che li stanno usando per bloccare un inceneritore. La tentazione è questa, siamo come quella povera persona che ha di fronte ai carri armati nella piazza di Tiananmen, siamo in questa situazione, quindi capite veramente quello che stiamo subendo e come portiamo avanti ogni giorno la nostra battaglia. Ok, veniamo ai punti un pochino più, per così dire, critici, di cui adesso David ci relaziona un attimo, cioè come stiamo gestendo la selezione dello staff che sta affiancando in questo lavoro e come abbiamo fino ad oggi lavorato su questo tema. Beh, primi, subito con le elezioni, quando sono venuti fuori i risultati elettorali, ci siamo cominciati a vedere sin da subito, Gianluca Perilli che ha messo a disposizione in casa sua praticamente per cominciarci a vedere, a ragionare su parecchi argomenti. Uno dei primi di questi è stato proprio quello di capire come organizzare lo staff che ci avrebbe seguito in regione per motivare il nostro lavoro. Quindi già questa, allora, che cosa abbiamo fatto? Inizialmente avevamo pensato a un modello, a una pianta organica del nostro staff, composto da due segretari, poi abbiamo pensato a un addetto web, un addetto stampa, due tecnici legali, un addetto per l'area ambiente urbanistica, con poi successivamente capire se questo staff poteva essere utili in questo modo, con miglioramenti, peggioramenti o comunque con ampliamenti di questo staff. Quindi all'inizio abbiamo creato dei bandi che voi, qualcuno di voi ha visto, spero tutti avete visto sul nostro sito, sul nostro blog, quello legato alla tecnico.it. Abbiamo creato dei bandi proprio per questa figura legale al legislativo, per l'assistente tecnico urbanistico e per le quattro figure, diciamo così, amministrative, come le due segreterie, l'addetto stampa e l'addetto web. E naturalmente anche Valentina nel suo, come sapete, il collega qua ha una struttura diretta collaborazione diversa da quella del gruppo, e anche Valentina
il 2 luglio ho presentato il bando per le figure relative al Comitato Regionale di Controllo Contabile. Allora, che cosa abbiamo fatto? Una volta che abbiamo capito quanti e quali figure ci potevano servire per il nostro lavoro, abbiamo fatto questo bando, sono arrivate le mail con i curriculum. Una volta arrivate queste mail con i curriculum, ci siamo suddivisi, diciamo così, il lavoro in squadre, perché naturalmente questi curriculum sono arrivati tanti, non tantissimi, tanti però, ce lo siamo divisi, quindi abbiamo creato chi si occupava della parte segreteria, chi si occupava della parte stampa e web, chi dell'aspetto legale, chi del tecnico amministrativo, insomma ci siamo suddivisi il lavoro. Una volta fatto una prima scrematura a livello di curriculum, siamo appunto i criteri con cui sceglievamo questi curriculum, erano criteri che sono stati scritti proprio all'interno del bando. Esattamente, è comunicato comunque anche sul piano strategico che abbiamo presentato a marzo, anche questi primi di marzo, io ce l'avevo, non so come finire, sul piano strategico dove individuavo proprio l'attività lavorativa sotto tutti i punti di vista del gruppo Movimento 5 Stelle. Appunto, quindi abbiamo fatto questo curriculum, abbiamo osservato questi curriculum nel rispetto di quello che dicevamo all'interno dei bandi di gara. Dopodiché questa prima selezione mi è venuta subito una a livello pratico, quindi chi ritenevamo che poteva svolgere meglio questo ruolo veniva chiamato all'interno dei nostri uffici per svolgere una prova pratica, quindi è stato creato un test proprio per valutare competenze specifiche e non per cercare di capire così alla meno peggio cosa sapeva fare quella persona che stava in là. Quindi nella settore segreteria è stato studiato un test apposta per la segreteria, e la sottostampa stessa cosa anche per l'aspetto legale e per tutti gli altri rigori che avevamo individuato. Quindi che cosa è successo poi? A questa prima prova ne è seguita una di tipo orale dove si cercava di capire a livello generale diverse cose, oltre che la spiegazione del compito e quindi delle competenze che ognuno di queste persone aveva dimostrato o non aveva dimostrato nella parte scritta, chiedevamo anche altre diciamo, informazioni, per esempio se conosceva il movimento o se era attivista, informazioni generali su come era organizzata la regione. Facevamo per esempio riferimento anche al fatto se sapeva la distinzione, ma questo indipendentemente dalla gara, la distinzione tra giunta e consiglio, perché c'è questa distinzione, cioè oltre a domande di carattere generale, poi domande di carattere particolare per la funzione richiesta e domande di carattere particolare per l'attivismo o la conoscenza dei principi base del Movimento 5 Stelle. Naturalmente tutti questi incarichi che sono stati dati non sono incarichi d'oro, come non sono incarichi, come non prendiamo oro noi che svolgiamo l'attività di consigliere regionale. Io non devo fare la stessa domanda. Allora, quindi per ogni figura abbiamo cercato innanzitutto di rispettare un criterio fondamentale, che è quello di non sfruttare le persone che venivano a lavorare con noi. La legge oggi ci dà la possibilità di fare contratti di tipo co-co-pro, co-co-co, to-to-to, insomma questi contratti un po' fumosi che ti danno la possibilità di prendere tante persone e di pagarle poco. Allora questo ci è sembrato innanzitutto una prima cosa da eliminare, perché se dobbiamo cercare di portare un po' di equità, di trasparenza, o in questo caso ancora meglio equità all'interno di una società, non possiamo essere noi i primi a sfruttare forme di lavoro che sono non poco chiare, perché comunque sono normali nella legge, ma che secondo noi non rispettavano quei requisiti che un lavoratore secondo noi deve avere. Quindi, fatto questo, abbiamo scelto il contratto collettivo nazionale del lavoro riservato al commercio e servizi e abbiamo inquadrato questo strumento. Questo costa molto di più al gruppo consigliare Movimento 5 Stelle del Lazio. Perché costa di più? Perché naturalmente, come abbiamo detto, gli oneri riflessi, le ferie, i permessi, sono tutti la malattia.
pensate che un po' però la malattia non viene, ragazzi, stai male, prendi la metà, quanti giorni sta male? 7, prendi 7 giorni di stipendio in meno. Questo non ci è sembrato eticamente una cosa da perseguire. Questo costa molto al gruppo consigliare, perché che cosa è successo? Oltretutto, nella decima legislatura, mentre nella nona legislatura, quella precedente alla nostra, ogni componente dentro ogni gruppo poteva assumere una quantità molto elevata di assistenti, praticamente si faceva così, numero di consiglieri comunali e regionali più 6. Quindi significa che il gruppo consigliare composto da un consigliere poteva assumere 7 persone, noi che eravamo 7 ne potevamo portare 13 persone, più l'addetto stampa, più il capo di comitato, quindi diventavano 15 per noi. Dalla decima legislatura tutto questo è cambiato, il ricevimento della legge 174 ha fatto sì che non si ragioni più in termini di unità, ma si ragiona in termini di costo. Significa che per ogni consigliere regionale, la Regione Lazio, il Consiglio regionale stanzia una cifra pari al contratto di un dirigente a livello 6, quindi significa che ognuno di noi ha a disposizione 45.000 euro circa l'anno per pagare i collaboratori. Ora la scelta qui era, ci prendiamo ognuno il nostro, chi se ne frega, o cerchiamo di fare una squadra che ci costa sì di più, perché noi abbiamo visto nel nostro consiglio regionale c'è gente, ci sono consiglieri regionali che da soli, per esempio 45.000 euro l'anno, assumono 3 persone, oneri riflessi a carico del consigliere. Questa è una cosa impossibile se ci pensate, perché come si fa a assumere 2 persone? Si fa così, si mette uno a part-time e lavora tutto il giorno, l'altro a part-time e lavora tutto il giorno, l'altro a part-time e lavora tutto il giorno. Io ho assunto 3 persone. Questo è veramente una cosa che, naturalmente, questa legge ha stretto parecchio su quest'ambito, non ci dà molto spazio. 45.000 euro lordi comprensivi di oneri riflessi sono pochi, sono veramente pochi, ma a noi ci bastano, ci servono bene così. E anzi, a questo punto aprire una parentesi su un articolo della Affari Italiani che ha sparato una benemerita stupidaggine, per dire qualcosa di più, dove si diceva che noi del Movimento 5 Stelle avevamo dato l'ok ad assumere 40 persone da destinare ai gruppi consigliari. Il Movimento 5 Stelle, in conferenza di capigruppo, è stato l'unico, cioè Davide Barilari come capigruppo, è stato l'unico a opporsi a questa cosa. Naturalmente questa cosa non è passata di notte, perché la legge collegata non c'è assolutamente traccia di questo, se ne è parlato limitatamente e solamente all'interno della conferenza dei capigruppi, dove noi siamo stati, tramite Dario Bernardi, l'unica voce che è uscita fuori dal coro per dire no a questa cosa, che secondo noi non va bene, ed è uno spreco assoluto. Quindi, detto questo, abbiamo quindi fatto che cosa? Questo contratto ha un anno con un mese di prova, questo contratto ci permette, il contratto collettivo del lavoro ci permette, nazionale ci permette di fare questo tipo di contratto, quindi faremo a tutte le persone che transiteranno il nostro gruppo consigliare come aiuto, un contratto da un anno con un mese di prova che già il primo mese per qualcuno è scaduto. Poi al termine del primo anno proporremo il contratto a tempo determinato, naturalmente, fino alla scadenza della legislazione. Naturalmente sul contratto abbiamo già inserito la clausola che nel caso in cui cade la legislazione il gruppo Movimento 5 Stelle interna risolto il contratto con la persona, perché se tra 2 anni cade tutta la giunta, cade il consiglio, non è che lo dobbiamo continuare a pagare le persone, non se lo fa. Ora vabbè che siamo, poi non fare cose fatte per bene, ma troppo poi niente. Quindi abbiamo messo questa cosa che il loro lavoro è collegato al nostro lavoro, semplicemente. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Perché abbiamo proceduto poi alla nomina di questi, abbiamo rivisto la pianta organica, abbiamo proceduto alla nomina delle persone che leggete lì, quindi l'attuale organico è quello che leggete lì, dove vedete dove per la stampa, quindi ufficio stampa e stampa, abbiamo ancora dei buchi da risolvere e in questi giorni cercheremo di completare il nostro staff. I costi, come vi dicevo, più dei costi stipendi, perché non è che tanto interessa il costo, interessa sapere poi alla fine quanto entra in tasca uno di loro forse. Allora, come abbiamo detto, abbiamo cercato di inquadrarli nella migliore posizione possibile,
cercando di comunque di avere l'ottica del Movimento 5 Stelle anche all'interno del compenso che diamo a questi collaboratori, naturalmente proporzionato alle mansioni che hanno, sempre rispettando il contratto collettivo nazionale del lavoro. Allora, per l'attente di segreteria, lo stipendio netto mensile che riceveranno è pari a circa 1.000-1.100 euro mensile. Per i netti, si parla sempre di netti. Per l'attento stampa e l'ufficio stampa, l'esperto ufficio stampa e stampa, quelle cose, quelle ultime due posizioni che vedete giù in fondo, che stiamo cercando di coprire in questi giorni, lo stipendio si aggira intorno alle 1.200 euro netti mensili. Per quanto riguarda invece gli assistenti legislativi, abbiamo due assistenti legislativi, uno con funzione di direzione del personale, diciamo così, l'altro come tecnico legislativo base, esperto legale. Allora, cosa fanno questi? Allora, uno di due, il primo, che è Alessandro Canali, è sotto contratto con il gruppo regionale Movimento 5 Stelle, quindi è fatto integrante dello Stato, con un contratto che prevede per lui una cifra mensile netta di 1.900 euro. Ma Paolo Morricone e Carlo Pesce, che sono i due tecnici ambientali, e i due esperti, uno in ambito ambientale e urbanistico, l'altro in campo legale, hanno uno stipendio che si aggira intorno alle 1.500 euro, qualcosa così. In questi primi giorni stiamo, naturalmente, per chi assumiamo, ovviamente c'è sempre contributi versati, abbiamo preso un commercialista che ci segue per tutta la parte contributiva, perché è importante comunque essere anche regola. Pensate che noi ci siamo costituiti in gruppo consigliare per assumere direttamente queste persone, perché facendo passare attraverso la Regione Lazio forse ne avremmo prese 5 delle figure, non avremmo fatto moltissimo. Ci siamo costituiti come datori di lavoro di queste persone, quindi siamo seguiti da un commercialista che ha fatto un contratto veramente di favore, poi su cui metteremo tutto lo sto dicendo, metteremo sul nostro sito internet. Ci segue per quanto riguarda i moduli F24, per quanto riguarda la redazione delle buste paga, la gestione delle malattie, degli infortuni, soprattutto quello che compete al gruppo come datore di lavoro, come se fossimo i datori di lavoro. Questo per quanto riguarda la questione Stato. Andiamo avanti con la diapositiva. Per quanto riguarda qualche questione organizzativa, allora, dalla parte economica, Silvana, allora, facciamo un piccolo accenno sul Coreco. Per il Coreco lo statuto prevede la struttura di diretta collaborazione composta da 4 persone. Nella prima analisi fatta da Valentina abbiamo subito capito che non è perché è eccessivo uno staff di 4 persone, e quindi Valentina stessa ha ritenuto opportuno. No, finisci. Io ho finito, se finisco dico così. Allora dice Valentina che è meglio. Sì, è una cosa che ho seguito ovviamente direttamente. Sì, da statuto, come diceva, da regolamento anzi, di organizzazione, il presidente del Coreco, comunque la struttura in generale del Coreco, ha diritto a 4 persone di diretta collaborazione, tipo amministrativo politico, quindi è generico, lascia molta discrezionalità. Ovviamente una volta ho deciso di non assumere subito del personale e capire prima quali fossero le esigenze del comitato e quindi creare uno staff di supporto in relazione alle esigenze che poi si sarebbero verificate. Ho scelto di individuare delle figure che avrebbero potuto aiutare e a livello organizzativo e a livello contabile. Per cui ho scelto di individuare una figura prettamente di segreteria, una figura di comunicazione web e una figura molto più tecnica che è un revisore contabile. Le figure scelte per la segreteria e per la comunicazione web sono state le stesse figure che avevano, non ho ripetuto i bandi che avevamo già fatto perché avevamo già previsto comunque l'individuazione di queste due figure anche per lo staff come gruppo consigliare, per cui diciamo che dalle scelte che erano emerse dal gruppo in base a quelle due figure, quelle diciamo eccedenti che non potevano essere assimilate insomma, dal gruppo sono state sono venute insomma, a supporto del Coreco e sono
giusto per completare la rosa dei nomi, Ilaria Fontana per quanto riguarda la segreteria, e Stefano Nonci per quanto riguarda la parte comunicazione web. Invece per quanto riguarda il revisore contabile, qui faccio anche un appello, colgo l'occasione, sono ancora alla ricerca di un revisore contabile, perché vi spiego, c'è un piccolo problema, nel senso che ho fatto il bando, l'ho ripetuto diverse volte, ma quello che serve, sono arrivati tanti profili ma in ambito privatistico, cioè a noi al Corego serve un revisore contabile che abbia a che fare con la pubblica amministrazione, che abbia lavorato negli enti pubblici, e non, perché è totalmente diverso il sistema normativo contabile rispetto a società private. Per cui faccio un appello, il bando è ancora in corso, è aperto fino al 15, quindi se tra di voi c'è un revisore con queste competenze, piuttosto diffondetelo, fatelo girare, perché è importantissimo il supporto contabile al Corego. E ovviamente non ho preso un'altra persona perché ritengo che tre siano questi, cioè incardinare in questa maniera le esigenze dello staff, quindi evitiamo, anche questa scelta è stata fatta proprio nell'ottica della riduzione dei costi, quindi non circondarsi per forza di tante persone che ti devono aiutare, ma commisurata all'attività. Grazie. Trasparenza e competenza e completezza di informazione. Il nostro staff inizialmente prevedeva due figure, al termine di una di segreteria e una del detto stampa. Al termine del mese di prova non abbiamo proceduto al rinnovo per motivazioni diverse, la prima appunto per la riduzione della pianta organica, la seconda perché volevamo vedere, insomma, cercare di capire un po' meglio il rapporto con la stampa, naturalmente apprezzando naturalmente il lavoro che ha fatto Ilario Loguenzi nel caso in questione, e nonostante questo, insomma, abbiamo visto una strada da percorrere e adesso siamo alla ricerca di una nuova figura. E per la segreteria, la persona che a cui non abbiamo rinnovato il contratto, a cui abbiamo dato la disdetta al termine del mese di prova, si chiama Agnese Manuelli. Quindi questa era per competenza di informazione. E adesso finiamo con i costi, poi procediamo ancora con l'orientazione. Sì, allora, sono un po' noiosi questi 5 stelle, come ci dicono anche in aula, perché insomma tendiamo sempre a ridurre le spese, ci hanno detto già che li vogliamo lasciare mutando. Smentisco questa cosa perché in realtà noi abbiamo un sacco di cose che ci fanno onore, ci abbiamo pensato ben 9 conti correnti. 9 conti correnti è facilmente spiegata questa cosa, abbiamo ovviamente i nostri conti correnti personali, che sono 7, uno per ognuno di noi, e poi abbiamo voluto aprire 2 conti correnti addizionali, entrambi con Banca Etica. Uno di questi conti correnti è intestato a tutti e 7 noi, è un conto cointestato. L'altro conto invece è un conto di gruppo che abbiamo dovuto fare nel momento in cui abbiamo depositato il gruppo come entità amministrativa con il nostro codice fiscale, quindi con la possibilità anche di emettere fatture, di pagare gli stipendi, eccetera. Allora, questi due conti hanno una diversa funzione. Quello per il gruppo ci è stato richiesto dalla Regione perché noi, oltre a ricevere uno stipendio personale e una diaria, che poi vedremo magari un attimo nel dettaglio, riceviamo anche dei fondi dalla Regione, dei soldi come gruppo. Riceviamo quelli che servono a pagare lo staff, ovviamente per via della scelta che abbiamo preso di pagarlo noi, e sono dei fondi che ci arrivano bimestralmente. Ci è arrivata la prima tranche, che è trimestrale in realtà perché comprende i mesi di aprile, maggio e giugno, e più o meno, diciamo, grosso modo al mese riceviamo 35.000 euro per pagare lo staff, per pagare gli stipendi, e finora su questo conto, che non è cointestato appunto ma è un conto intestato al nome del gruppo, sono stati accantonati 105.000 euro che sono appunto provenienti dalla Regione. Noi stiamo pagando gli stipendi adesso di queste persone, adesso andremo avanti, vedremo se ci serve dell'altro personale, che cosa avanza, che cosa non avanza. Noi non dobbiamo rendicontare questi soldi come li spendiamo alla Regione, bensì li rendicontreremo ovviamente ai cittadini, agli attivisti, a tutti voi.
Però naturalmente alla fine della storia, alla fine dell'anno, tutto quello che non verrà utilizzato per pagare lo staff dovrà essere restituito. Alla fine dell'anno o alla fine della legislatura? Alla fine della legislatura. Quindi rimane lì accantonato quello che non viene utilizzato e dopodiché viene restituito. Mentre di questa somma, di questi 105.000 euro, allora innanzitutto vi dico che per fortuna o purtroppo io sono tesoriere, quindi se succede qualcosa, variate, luci, fiorini, però in realtà noi abbiamo già insomma tutto più o meno condiviso, per cui c'è David che per esempio ha le stesse chiavi di accesso che ho io, perché insomma è una sicurezza in più. Vabbè, si fidano, anche perché io sono la consigliera anziana del gruppo, quindi insomma è normale. L'altro conto, che è quello contestato invece, è quello dove stiamo accantonando le restituzioni dei nostri stipendi. Noi riceviamo mensilmente uno stipendio, grosso modo perché fluttua leggermente, di 9.000 euro, che è composto dal nostro stipendio effettivo più la diaria, che sono le spese che ci corrisponde la regione. La diaria più o meno sono 3.500 euro e lo stipendio sono 5.500 euro e noi di questa somma tratteniamo solamente, qui vi sto parlando di netto, noi tratteniamo solamente 5.000 euro lordi, che corrispondono grosso modo a 2.700 euro netti, a cui però vanno aggiunti i soldi delle spese, che però sono rendicontati. E sono una somma di 7 euro giornalieri come buono pasto, che è la stessa somma che percepisce anche lo staff da noi, tra l'altro, che David non aveva menzionato, però lo staff, anche la segreteria, che ha uno stipendio diciamo piuttosto bassino, ha anche la 13ª e la 14ª in più, e poi ha questi buoni pasto giornalieri. E poi le spese di viaggio, nel mio caso ovviamente io sono di qua, viaggio con i mezzi pubblici, per cui si limita a 35 euro del lavoramento, però ci sono persone che vengono da Tarquinia, che sta oltre 5 euro, disastro, non vi dico, per cui vengono in auto, spesso e volentieri fanno carpooling con una parte del personale e per cui hanno diciamo una rendicontazione che è un pochettino diversa. Voi vedete tutto quanto, il materiale delle nostre buste paga, delle nostre rendicontazioni e i dettagli e i bonifici che noi facciamo verso il conto contestato, poiché visto che non c'è stato accordato di istituire questo fondo regionale, perché noi volevamo metterli in un fondo pubblico, magari controllato dai cittadini, però che fosse pubblico per evitare di metterli a nome nostro, però non c'è stato consentito, per cui noi li accantoniamo lì e da settembre inizieremo a valutare come fare dei bandi per microcredito, per dei progetti che possono essere inseriti. Ancora più bravo nel numero di me, ingegnere, quindi non si scappa. Abbiamo accantonato dunque per marzo-aprile, abbiamo accantonato la somma più grossa perché c'era una settimana in più di marzo, diciamo, e sono 48.000 euro, quasi 48.000 euro. Per quanto riguarda maggio sono 41.500 e per quanto riguarda giugno altrettanti più o meno, e quindi grosso modo abbiamo accantonato 130.000 e passa euro. La destinazione dei fondi è chiaro, questo qua sono soldi che abbiamo accantonato e adesso è il momento di capire a chi diamo, quindi come abbiamo discusso in campagna elettorale anche prima, questi sono soldi dei cittadini che non erano programmi dei cittadini, quindi le modalità, i tempi, i criteri dobbiamo ancora definire insieme. L'idea è entro settembre definire appunto le modalità tutto trasparente con cui possiamo ricevere i progetti, pensiamo a microcredito, pensiamo a famiglie in difficoltà, pensiamo a spese legali dei vari comitati, questo starà a noi capirlo, faremo una discussione sul meetup, quindi ci arriveranno progetti, pensiamo di creare questa specie di comitato etico, valutazione economica, che poter valutare quali progetti sostenere e quali no, quali sono veri, quali sono magari progetti non sostenibili, e stop,
facendo un incontro con Banchetti, che è la MAG, per avere una specie di organo indipendente che può valutare nel concreto questi progetti sono sostenibili, se sono, se è giusto finanziarli, oppure è un fondo perduto che però non serve a nulla. Quindi questa abbiamo una discussione adesso, appena finita l'assemblea, su come gestire questi soldi e come scegliere i progetti. Quindi questo è ancora veramente tutto aperto da discutere. Le ultime due cose, poi iniziamo con le domande. Ecco, non comunichiamo. Questo in realtà non è così, perché noi scriviamo tutti i giorni sul nostro blog quello che facciamo, tutti i consigli regionali sono ripresi via web, scriviamo veramente il più possibile, facciamo una volta alla settimana la diretta sulla cosa, in cui relazioniamo ogni settimana cosa facciamo. E abbiamo addirittura lanciato pochi giorni fa un nuovo sito Lazio 5 Stelle che supera quello che era il vecchio sito, che dava informazioni magari non complete, non era facile trovarlo. Questo nuovo sito si sarebbe già visto, c'è l'accesso a quei documenti, tutte le mozioni, le interpellanze le mettiamo online, le buste paga certo, sono nuove sessioni dove legate alla trasparenza, ed è un sito migliorato per comunicare con noi. C'è sempre il sito Facebook, il profilo Facebook, la portata è notevole, così come quanti fan raggiungiamo, e su qua ogni giorno veramente scriviamo tutto quello che facciamo. Twitter stessa cosa, vedete, 150 tweet abbiamo fatto, quindi insomma diciamo le cose, c'è un canale YouTube su cui postiamo tutti i nostri interventi in aula, quindi chi vuole rivedere trova tutto sul nostro canale YouTube, c'è il progetto Parlamento Regionale Elettronico che vediamo fra poco, questo sarà un canale importantissimo per contatto diretto tra tutti noi, e poi appunto la cosa, tutte le settimane facciamo questa diretta di più di un'ora in cui relazioniamo quello che facciamo e poi apriamo a domande e risposte di qualsiasi tipo, che rispondiamo veramente a tutto. E poi sono le mail, eccetera, eccetera. E l'ultima cosa, ecco, come contattarci. Io vi dico chiaramente, il primo mese è stato anche per noi difficile comunicare con voi, nel senso non avevamo il telefono, non avevamo le mail, quindi solo dopo un mese abbiamo avuto l'accesso agli strumenti regionali per essere contattati. Il telefono è lì, quindi potete chiamarci in qualsiasi momento, rispondere a una segreteria che poi manderà al singolo consigliere la richiesta in base al tipo di, come posso dire, di domanda, per cui adesso avete già visto come siamo divisi, chi vuole un tema, un problema sull'ambiente, è chiaro che andrà indirizzato al consigliere in commissione ambiente, così come sanità, la telefonata arriverà a me ed è. Quindi canale telefono aperto in orario di ufficio dalle 9 alle 18 e tutti possono chiamare, così come il fax. Gruppo M5S @regione.lazio.it, anche qua tutte le mail vengono lette quotidianamente e poi le mail vengono girate ai singoli consiglieri, quindi nessuna mail viene persa, vi assicuriamo questa cosa assolutamente. Così come la stampa ha una sua casella dedicata su cui arrivano le informazioni con i giornalisti, contatti eccetera. Oppure la posta, Twitter, oppure la bacheca Facebook, vi chiedo sulla bacheca, intanto rispondiamo, ma sicuramente non i messaggi su Twitter. Volevo una mano, Palestina, Zaga Roma. Un piccolo paese in provincia di Roma, dalla quale però è venuto fuori il presidente del consiglio del Lazio, del consiglio regionale del Lazio, in due legislature passate fa, e del PD, del Partito Democratico. E così come in quella legislatura la commissione ambiente era sempre presieduta da persone e da eletti sempre nel centro-sinistra. Olevano Romano, così come altri comuni, fanno parte della Valle del Sacco, dove il problema inquinamento, il problema Sacco, il problema inceneritori e tanti altri problemi sono stati in questo decennio e ancora prima trattati, ma nonostante fossimo governati a livello regionale dalla centro-sinistra siamo stati presi per i fondelli e ancora oggi ci troviamo a dover affrontare questi argomenti. E una premessa, prima ringrazio il lavoro che state, per il lavoro che state facendo, e godete della mia, penso, della fiducia di tutti, perché siete stati votati e state dimostrando di fare quello che c'è da fare e che è giusto fare. In quello che dirò però verrà fuori una mia personale richiesta, vabbè, adesso verrà fuori. Praticamente quello che voglio dire con la premessa che ho fatto su Guido Milana e sul centro-sinistra, la Valle del Sacco, con la Valle del Sacco, è che abbiamo a che fare con persone che io, per le quali istituirei il reato di associazione a delinquere di stampo politico e istituzionale oggi, perché non è possibile che non abbiano fatto nulla di quello che c'è da fare.
L'appunto che vengo a fare è che questo bollismo che noi abbiamo e che voi avete, secondo me, debba un attimo essere messo da parte. Nel senso che con questa gente ci vuole una linea dura, bisogna avere il coraggio di rispondervi con i toni, bisogna avere il coraggio di informare la gente. Quello che è successo a Pomezia, al sindaco eletto, è una cosa che andava tutelata, cioè supportata da un'azione che coinvolgesse il popolo, i cittadini. Io avevo così lanciato un'idea su Facebook, una fiaccolata. Che cosa vuol dire? Nei discorsi che ho sentito da tutti voi si chiede che a tutte le nostre azioni ci sia partecipazione. La partecipazione può arrivare e dobbiamo avere la dimostrazione che c'è anche con queste iniziative. Non dobbiamo essere solo noi attivisti ad essere presenti, bisogna far arrivare anche i cittadini, e quella di Pomezia poteva e potrebbe essere un'azione utile anche per il futuro. La non paura supportata dalla gente che ci dimostra la solidarietà. Quindi, abbiamo bisogno di far sapere ai cittadini, tutti, non solo agli attivisti, cosa facciamo o cosa non stiamo più facendo fare agli altri. Abbiamo bisogno che queste cose vengano rese pubbliche. Purtroppo i canali che abbiamo via web non sono sufficienti. Abbiamo i soldi, presumo, per fare qualcosa di più. Facciamola, paghiamo, ma usiamoli, facciamo. Brevemente, sì, bravo Mattia, vi ricordo che abbiamo tantissime richieste, quindi un minuto, altrimenti non ce la facciamo. Allora, per quanto riguarda la partecipazione, l'organizzazione di eventi, manifestazioni, fiaccolate, ovviamente l'associazione libera, spontanea, nessuno, non ci deve essere nessuna autorizzazione da parte nostra piuttosto che di chiunque altro. Chi vuole, ovviamente a livello locale, territoriale, regionale, come vuole si organizza e va benissimo, nessuno vede niente. Per quanto riguarda l'utilizzo dei toni, diciamo, il modo di interagire con queste persone all'interno delle istituzioni, vi assicuro, cogliamo sicuramente l'osservazione, ma vi assicuro che non c'è del buonismo, basta vedere, non siamo morbidi per nulla, basta che vi andate, veramente vi consiglio, andate a vedere gli interventi in aula, piuttosto che le minacce che ci fanno di querela, perché mi sembra che la linea sia dura, abbiamo colto il segno, per cui non è per niente morbido, adesso stiamo relazionando semplicemente un'attività, per cui grazie. Voce. Si sente? Voce. Più vicino. Sì. Quello che stiamo notando, con il Movimento 5 Stelle, siamo venuti come delle cellule di un organismo autonomo, indipendenti, uniche. Però abbiamo insieme un unico DNA che è il bene comune. Quello che dobbiamo fare è passare da uno slogan a una realtà. Quindi bisogna che tutti lavoriamo sul bene comune, mettendo insieme poeti, scrittori, tutti nel nostro mondo del lavoro, in maniera tale che emerga il bene comune e lo sottolineiamo e lo attuiamo. Noi come gruppo abbiamo lavorato in una risposta anche al discorso della Valle del Sacro. Abbiamo lavorato per trovare delle soluzioni a problemi ambientali, a problemi di stesso idrografico, eccetera, che creano lavoro, costano pochissimo, addirittura portano notevoli entrate alle amministrazioni. Quindi, se voi ne tenete conto di questo, se ci volete contattare, se ci volete prendere una decisione, possiamo lavorare in questa direzione. Grazie. Spesso rappresentate anche al Parlamento e comunque insomma già abbiamo degli incontri, abbiamo già fatto degli incontri con tutti, insomma, con i parlamentari su temi specifici. Volevo dire che mi metto a disposizione per la sanità perché lavoro all'azienda ospedaliera Sant'Andrea. Per un trasferimento obbligato perché i posti vacanti c'erano, mi sono trovata l'azienda, questa azienda, quindi ho avuto il posto di lavoro, diciamo. Poi in questi 12 anni ho visto tutti i vari maneggi. Diciamo che ero arrivata a fare finalmente il lavoro per cui tutta la vita ho fatto la gavetta, e poi improvvisamente arriva Tizio e Caio, sposta le persone e ti buttano via come un cestino.
giro. Non importa, perché comunque io porto sempre il mio contributo lo stesso, perché è il sociale che mi dà lo stipendio a me, quindi non è che devo fare chissà cosa. Però volevo dire che sono disponibile per denunciare tutto quello che ho visto. Per quanto riguarda la scuola, invece, velocissima, aggiungerei di poter dire, portare nelle scuole un contributo di solidarietà, insegnare ai ragazzini il senso civico, la responsabilità civile, perché questo butterebbe a terra il bullismo. Basta. Buongiorno a tutti, io lavoro presso il comune di Castelnuovo di Porto, ho aperto il DAP Castelnuovo di Porto, quindi potrete capire un po' in che situazione mi posso trovare nel controllo quotidiano degli atti che la giunta e quindi il consiglio emana ogni giorno, e ho trovato come forma di pubblicità, oltre che l'arco pretorio su cui non attinge nessuno dei cittadini di Castelnuovo, uscire nella piazza con il BITAP e quindi comunque sia seguire e mantenere sempre quelli che sono i principi del movimento e diffondere ai cittadini, i quali nei primi già incontri che abbiamo fatto sul territorio ci ringraziano e rimangono sorpresi praticamente di questo lavoro che facciamo gratuitamente. Siamo un'informazione a costo zero e a 360 gradi per tutti. Una cosa che ho notato appunto nei circa 20 anni di esperienza amministrativa è appunto questo problema di accedere agli atti o comunque della divulgazione dei documenti. E una cosa importantissima appunto che ho potuto rilevare è stata la mancanza adesso di mezzi a livello proprio burocratico, come quelli che ci sono stati tolti, per esempio il controllo sugli atti, che è stato ripristinato brevemente da poco tempo, sul controllo sugli atti interni, che è una parvenza di legge a tutela e a della trasparenza, quando invece non è così. Il Coreco faceva, praticamente aveva un compito molto più efficace, quindi praticamente l'abolizione dell'articolo 130 della Costituzione è stato veramente un danno per tutti gli enti. È come togliere il banco ad una moglie spendacciona, quindi qui togli il banco ma tu non spende più, comunque controlli meglio le spese. E un'altra cosa è, se è possibile, lo sto facendo un po' in via informale con i militanti dei territori intorno a me, volevo buttare l'idea di fare una piccola proposta di legge per appunto restituire alla figura del segretario comunale, che ora fa semplicemente il verbalizzante, la responsabilità dell'emanazione degli atti, della illegittimità degli atti, che adesso c'è. Grazie.